Buongiorno, oggi parto dalla macchina perché mi sono svegliato in 5 minuti, ho preso la borsa, il caffè, l'integrazione e poi sono sceso giù perché oggi vado in palestra con mio fratello dato che gli orari di allenamento coincidono. Allora, sole, mannaggia. Comunque, da quel che avete capito, oggi corpo libero edition, quindi vi faccio vedere un allenamento di corpo libero. Dato che è il mio giorno off, nel giorno off faccio o corpo libero o cardio, quindi giorno off, corpo libero, farò corpo libero di gambe. È una scelta fatta di proposito perché credo che è l'allenamento che vi interessa di più al momento. Gli altri erano con calo di volume, quindi non ho preferito fare questo. È bello, sostanzioso. Spero di riprendere tutto in maniera abbastanza precisa perché ho le pause molto brevi. Poi comunque il programma che cercherò di spiegarvi magari mentre eseguo gli esercizi ve lo metto nel link della descrizione. Ora cominciamo. Eccoci qui ragazzi, questo è il primo commentario che faccio sugli allenamenti e volevo iniziare proprio a farlo con il corpo libero. Quindi partiamo con gli esercizi. Il primo esercizio che vado ad eseguire è uno squat jump in cui cerco la massima estensione delle punte, quindi dell'avampiede, e in questo modo riesco a coinvolgere di più il quadricipite. L'esercizio dura 35 secondi e poi avrò una pausa di 30 secondi. Qui vedete che ho avuto un piccolo calo perché comunque 35 secondi cominciano a farsi sentire. Secondo esercizio è uno skip, ginocchia alte, tenute il più alto possibile, quindi cercando di andare a toccare il petto, anche se qui non sembra, è abbastanza duro, e cercando di spingere prevalentemente anche qui con l'avampiede, quindi spingiamo con l'avampiede e cerchiamo di toccare il meno possibile con il tallone in modo da essere più reattivi possibili. E anche qui 35 secondi e poi avremo un recupero sempre di 30 secondi. Il terzo esercizio, che partirà tra poco, è uno a fondo alternato con balzo ed è l'esercizio più faticoso del circuito. Anche qui sempre 35 secondi continui, cercando di affondare per bene e di eseguire un salto verticale con ricercando la maggior elevazione possibile, sempre cercando la massima spinta dell'avampiede. Vedete che qui ho un attimo di spostamento laterale perché comunque oltre alla fatica si deve ricercare anche un buon equilibrio. La fatica, come vedete, si comincia a far sentire. Ora qui ho aumentato la velocità della clip perché dopo la pausa sempre di 30 secondi sono andato a fare il calf per 35 secondi, dove si cerca di fare il massimo numero di ripetizioni, e sono sincero, qui potevo avere un ROM leggermente più ampio. Finito l'esercizio, recupero 40 secondi questa volta e vado a fare un wall sit, quindi una sedia a muro, un esercizio che a cui subito vi adattate, perché io qui lo tengo 35 secondi, ma è un esercizio che riesco a tenere anche 40-45 secondi con una gamba sola, ma che comunque si fa sentire. Ovviamente cerchiamo di non spingere con la schiena verso la colonna. A fine esercizio recupero ancora 30 secondi e poi vado a seguire questo che è un balzo laterale cercando di saltare lo step. Qui lo eseguo in maniera, la prima volta che lo eseguivo, e lo eseguo in maniera un po' errata perché vi spiego. Il balzo che va effettuato sempre con l'avampiede non dovrebbe far piegare le ginocchia, quindi è un balzo in cui andiamo a ricercare la massima altezza verticale senza andare a flettere il ginocchio. Poi nelle successive serie, che non vedete qui perché il circuito va ripetuto 5 volte, ho cercato di migliorare la tecnica. Il circuito finisce così e noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Allora, siamo passati direttamente dal video di stamattina in palestra a oggi pomeriggio. Questo perché? Perché questo sarà un full day basato sul corpo libero, introduttivo, ma poi ne faremo molti altri, magari molto più specifici. Un full day dove vi faccio vedere magari i pasti e appunto l'allenamento di corpo libero che ho voluto caricare questa settimana. Ora vi spiego un po' perché ho iniziato col corpo libero. Diciamo che non sono molto forte con le trazioni.
Quindi è sempre stato un mio obiettivo quello di arrivare a macinare tante tante trazioni. Per questo, dato che sono fortunato e ho un amico, un caro amico che si occupa appunto di street workout, ho iniziato un po' a collaborare con lui. Quindi lui mi fa i programmi e è veramente veramente in gamba, è veramente veramente preparatissimo. Comunque vi lascio il link della sua pagina, perché ora ha aperto una pagina Facebook e aprirà presto anche un canale YouTube con cui faremo una collaborazione. Ve lo lascio nella descrizione. È veramente un ragazzo che sul corpo libero ci sa fare. Quindi il programma è abbastanza intenso. Ovviamente una settimana o più concentrato magari sulle trazioni, una settimana più sulle gambe, una settimana sulle trazioni, più sul dorso, più sul petto, più sulle gambe, più sull'addome. Ora siamo arrivati alla sesta settimana. Come vedete, oggi ho fatto un circuito di 5 giri complessivi. Ho iniziato ovviamente a fare magari 3 giri, ora sto a 5, l'intensità è maggiore, i recuperi sono più brevi. Ma è veramente veramente stressante, ragazzi. Vi faccio un esempio: settimana scorsa ho avuto un crollo a un certo punto durante un allenamento, perché ad esempio io faccio 4-5 trazioni, no, larghe, e ne avevo 12, 5 giri da 12 più altri esercizi, e nella mia mente non riuscivo a farle. Però poi lui mi ha detto come dovevo fare e tutto, quindi sono riuscito a completarle, anche se ci ho messo molto tempo. Però se una cosa la vuoi, la fai, anche se la testa dice di no, la fai. È veramente tassante a livello del sistema nervoso centrale, quindi credo che tra un po' avrò lo scarico, faremo i test, perché abbiamo fatto dei test ovviamente per poi fare il programma. E quindi, se vi piace questa tipologia di allenamenti, perché poi magari li potete anche riprovare, adattarli su di voi, a casa o al parco quando avete poco tempo, magari io continuo a farli, magari faccio distretto dorso, distretto petto, eccetera, oppure vi posto le mie programmazioni, così potete farvi un'idea. Ora è fatto tardi, sto editando, ho finito di editare, ragazzi, il video sul Pam Boom che avete già visto sicuramente, ed è venuto veramente bellissimo, sono contento. Ora sono le 5 e mezza, io stamattina ho fatto due workout, e ora vado a giocare a calcetto alle 6, alle 7 torno a casa e vi faccio vedere le preparazioni di cena, orata e patate, vabbè, il solito, e soprattutto vi faccio vedere il pre-nanna, perché non faccio lo spuntino, vado a giocare a calcetto. Vi faccio vedere il pre-nanna, che sono dei pancake. Li cercherò di fare il più cicciosi possibile. Quindi, a dopo con la cena. Ragazzi, allora prendo la luce giusta. Sono appena tornato dalla partita di calcetto. Le gambe come tronchi, sono stanchissimo. Un saluto particolare ad Alex, che mi segue su Instagram. Ha detto se lo salutavo. Un saluto particolare a lui, che mi scrive sempre. Mi fa piacere quando mi scrivete, ragazzi. Mi fa veramente piacere. Mi fa piacere il supporto che mi state dando in questo inizio, e spero che i video vi piacciono, e spero che di proseguire sempre meglio, soprattutto grazie a voi. Ora cena, 6 etti di patate orata, ketchup, e poi spuntino serale che farò con mio fratello con i pancake. Ragazzi, saranno spettacolari. Ancora non so come li farò, ma li farò spettacolari, e ovviamente Bam boom! Ora cena!
Ragazzi, guardate che spettacolo. Come si fa a non mangiare bene, io non lo so. Buon appetito. Ragazzi, stasera farò dei pancake gusto cucciolone con marmellata e burro d'arachidi. Mangio il finocchio perché ho fame. E la ricetta è la solita: farina, albume, yogurt, bicarbonato e limone. Le dosi ve le metto in descrizione e vi faccio vedere il prodotto finito. Ragazzi, direi che questi qui sono dei signori pancake. Ora mangio, faccio prima il pom pom e poi buonanotte ragazzi. Grazie anche per la visione di questo video e noi ci vediamo al prossimo.